Questa lettera, amica mia, sarà lunghissima. Non mi piace troppo scrivere. Ho letto sovente che le parole tradiscono il pensiero, ma mi sembra che le parole scritte lo tradiscano ancora di più. Tu sai ciò che resta di un testo dopo due successive traduzioni. E poi io non sono abile. Scrivere è una scelta perpetua tra mille espressioni, nessuna delle quali, avulsa dalle altre, mi soddisfa completamente. Eppure dovrei sapere che soltanto la musica permette il concatenarsi degli accordi. Una lettera, anche la più lunga, costringe a semplificare ciò che non avrebbe dovuto essere semplificato. Si è sempre così poco chiari quando si tenta di essere esaurienti. Qui vorrei fare uno sforzo, non soltanto di sincerità, ma anche di esattezza. Ce ne saranno cancellature in queste pagine, ce ne sono già. Ciò che ti chiedo, la sola cosa che ti possa chiedere ancora, è di non saltare alcuna di queste righe che mi saranno costate tanto. Se è difficile vivere, è ancora più difficile spiegare la propria vita. Eri felice, ma non ti sentivi a tuo agio, non era il tuo mondo e non ti ispirava fiducia. Ti fidavi della scortesia, non della gentilezza. La gentilezza ti spaventava. Ti aspettavi sempre un inganno. Credevi che la vita fosse una lotta nella quale si deve combattere per sopravvivere. Ma allora, perché mi amare? Perché credo tu mi amassi. Devo crederlo, per non impazzire. La tua partenza non si risolverà per il tuo ritorno. Ma l'una cosa non esclude l'altra. E forse è proprio questo che dobbiamo temere da ciò che ci accade. Ciò che scegliamo di amare sceglierà di abbandonarci. La verità è che voglio che tu torni. Non credo che sia finita tra noi due. Non credo che ciò che era destinato a noi fosse breve come il guizzare rosso della volpe che sfreccia veloce attraverso un campo vuoto. Non credo più che la mia vita riguardi ciò che mi è successo, riguarda ciò che ho scelto di credere. E alla fine, questa fine, ecco quello a cui credo. Il cuore è una creatura selvaggia e in fuga. Il cuore è un cane che torna a casa. Oh, my God.
storia la portate, la raccontate anche ad altri bambini? Mm. Ce la racconti? Sì. Quando vivevo in India, ripetete. Quando vivevo in India. Ogni giorno. Mi arrampicavo sull'albero di mango che cresceva dietro la mia casa. Mi arrampicavo sull'albero di mango che cresceva sulla casa. Quando vivevo in India, ogni giorno